Nicola Leoni, sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti, nuovamente negli studi di Temporadio per Filo Diretto. Bentornato sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi whatsapp è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Allora sindaco, noi ricordiamo tutti i giorni, abbiamo gli ascoltatori che testimoni, la Fiera della Postumia, sì, andiamo appunto tutti quanti. Sentiamo. Vi ascoltiamo. Bene, sì, sì. Grazie. Come sta andando la fiera? La fiera sta andando molto bene, ovviamente va verso la conclusione. Stasera abbiamo la serata Aido con la commedia dialettale al centro sportivo. Domani sera avremo Liscio con Daniele Tarantino e in esibizione di una scuola di ballo For You For Me Dance di Casaloldo, e ovviamente anche la bettola, quindi servizio al tavolo, cucina, domani sera tutto pronto come sempre. Ah, ricordo che sempre l'ingresso è gratuito ai nostri spettacoli. Abbiamo poi domenica 14 luglio l'esibizione della pole dance con la scuola Smirnov di Castelnuovo di Asola, a seguire ancora ballo liscio con l'orchestra Gino De Gonzales, sempre cucina aperta anche domenica sera, e poi gran finale, vi aspettiamo davvero tutti numerosi anche lunedì 15, sempre con la cucina aperta, ma ci sarà alle 21:30-21:45 lo spettacolo di Raul Cremona, che è ovviamente molto atteso, è stato da noi nel 2010, è un ritorno, ma un ritorno importante perché insomma è sempre molto molto apprezzato e insomma aspettiamo molta molta gente. Ecco, Raul Cremona, che abbiamo, mi ricordo, detto la volta scorsa, guardate che lui nasce come prestigiatore ed è un vero prestigiatore ed è bravissimo, tra l'altro. No, abbiamo già a volte giochi prestigi li fa veramente, a volte li fa per finta, per fare il comico. No, è un artista veramente di spessore. Non sai mai cosa sta per accadere, è sì, veramente sì. Qualche cosa, veramente. Quindi lunedì 15 ore 21, centro sportivo, area feste, certo. Fiera della Postumia, e sta andando bene, chiaramente ci sono tante tante feste in giro, penso che insomma non ci si possa lamentare, davvero il territorio mantovano, la provincia offre davvero tante occasioni per la sera, anche per chi magari non va via e resta a casa, insomma ha di che occupare le serate. Lavori poi, sindaco? Sì, stiamo proseguendo, abbiamo l'allargamento del parcheggio del cimitero che è a buon punto, i lavori procedono, ovviamente è sempre tutto legato anche alle condizioni meteo, ma al momento insomma procedono. Poi stanno completando anche tutti i lavori della secondo lotto dell'acquedotto, e probabilmente riusciremo anche a integrare una parte del terzo lotto, questo ci ha comunicato Sisam, il presidente, e quindi un'ottima notizia, perché praticamente credo che andare a fine anno riusciremo a coprire di fatto tutto il paese, tutte le utenze sicuramente del centro abitato. E poi anche la fibra ottica ormai conclusa, adesso dobbiamo attendere la connessione a una centrale, probabilmente sarà a Rodigo questa centrale di interconnessione, e poi abbiamo anche un intervento da parte di chi segue la rete gas, sono partiti da via Serafina Forti, insomma, quindi sicuramente è stato un anno pesante per il territorio, per le strade, per i cittadini, ovviamente la loro pazienza li ringrazio sempre infinitamente, però ovviamente si sta lavorando per migliorare sempre di più quello che è i servizi e l'utilizzo del territorio in questo senso. A parte che poi comunque, per esempio, come dice sempre il presidente di Sisam, per esempio, guardate che l'acqua del nostro territorio purtroppo è contaminata da arsenico, che è lì, è nel terreno, naturale, non certo. È colpa di nessuno per una volta. Sì, non solo, quindi l'acqua dell'acquedotto certo. È controllata, è pura, eccetera eccetera, ed è mille volte meglio, però no, di salute però. Certo, parliamo sempre di salute, salute è tante cose, quindi attenzione sicuramente all'ambiente, all'inquinamento, l'acqua è un elemento di criticità se non adeguatamente ovviamente controllata e sicura, e quindi l'acquedotto porta anche nel nostro territorio un innalzamento della qualità della vita e della salute sicuramente. Pensiamo al semplice fatto che siamo fatti principalmente d'acqua, il nostro organismo, per cui vediamo che sia acqua buona. Insomma. Certo. Poi stanno visto che stanno asfaltando finalmente la provincia anche nella nostra zona, quindi tra Gazzoldo e Piubega, e poi ci aspettiamo, una volta arrivati, completata quella parte che
si occupino anche della postumia, proprio questo anche per prevenire qualche domanda che arriverà sicuramente. Ecco, la postumia, quindi tra Gazzoldo e Redondesco dovrebbe esserci l'intervento a ruota dopo il tratto tra Gazzoldo più Bega Casaloldo, ecco, quindi dovrebbe esserci a piano lavori della provincia quindi abbiamo visto che stanno intervenendo insomma in varie per zone a livello provincia, e ci aspettiamo quindi che riescano a chiudere, infatti, anche in questo senso. Tra quello che è già arrivato, professor dottor Leoni, la provincia mette a posto la postumia. Ok, abbiamo risposto. Sulla carta sì, nel senso che poi però dovrebbero arrivare, ecco, anche lì. Benissimo, quindi appunto c'è questo discorso. Ce lo aspettiamo nelle prossime settimane e ovviamente saremo ben vigili e attenti a che avvenga. Ci sono altri lavori, sindaco, ancora? Poi abbiamo, sì, ovviamente poi partiremo una volta completati tutti questi interventi anche con le asfaltature comunali. Abbiamo un importante intervento entro fine anno sull'illuminazione a LED. Abbiamo atteso anche qui che ci fosse l'opportunità di un bando per avere un po' di fondi utili da utilizzare a fondo perduto, da appunto sommare alle disponibilità di bilancio, e quindi anche qua interverremo in un primo lotto importante che coprirà una buona parte del paese, portando dei risparmi anche sulla bolletta dell'illuminazione pubblica, oltre che un beneficio all'ambiente e una migliore visibilità nel transito nelle nostre strade. Poco per volta poi si stanno togliendo anche queste luci arancione che invece c'erano finora. Noi ovviamente il piano per l'illuminazione l'avevamo pronto da qualche anno, ma abbiamo sempre aspettato anche una disponibilità di bandi, perché insomma i fondi sono sempre abbastanza limitati e aiuta tutto insomma in questi momenti. Benissimo, e poi state lavorando anche per la rassegna di settembre? Sì, siamo partiti ovviamente subito dopo le elezioni a metter mano all'organizzazione della rassegna Raccontiamoci le Mafie, che sarà, organizziamo a Gazzoldo, sarà la quinta edizione, dal 22 al 29 settembre, quindi da domenica a domenica. Stiamo già impostando il programma, invitando i relatori, e insomma nelle prossime settimane avremo anche qualche informazione più concreta e cominceremo anche a pubblicizzare nel dettaglio l'iniziativa di quest'anno. Ecco, lei già ne ha parlato tante volte, non è così insomma un di più o qualcos'altro, insomma, perché come lei aveva detto già in altre occasioni, le mafie ancora i media tendono a parlare di infiltrazioni mafiose. Lei diceva che siamo ben oltre. Sì, siamo ormai alla colonizzazione, nel senso che ormai è appurato che anche nei nostri territori ormai c'è un radicamento importante, ne danno notizia le inchieste, le sentenze e tutta una serie di studi elaborati dalle varie direzioni investigative antimafia, commissioni parlamentari e commissioni speciali regionali, quindi i dati ce li abbiamo, le notizie le abbiamo anche i fatti concreti, sta a noi adesso mettere in campo la prevenzione, la conoscenza e insomma per mettere tutti nelle condizioni di capire il fenomeno e poterlo riconoscere. La prevenzione, appunto, proprio la prevenzione, ed eventualmente anche come fare a uscirne, eventualmente, perché credo che si possa. Allora, chiaramente quando interviene la magistratura e le forze dell'ordine è già tardi, perché il reato è già concretizzato. Noi dobbiamo cercare ovviamente di evitare che si arrivi nei territori ad avere la presenza di queste organizzazioni. Certo, allora, quindi questo ha detto dal 22 al 29 settembre. 22 e 29 settembre ci saranno anche personalità che interverranno. Chiaramente, come abbiamo sempre avuto insomma ospiti importanti a livello nazionale, da giornalisti, magistrati, quindi professori universitari. Ricordo sempre che l'obiettivo è quello appunto di fare informazione e cultura della legalità, della memoria e dell'impegno su questi temi, ma con un linguaggio assolutamente fruibile da parte di tutti, quindi l'obiettivo è diffondere la conoscenza, la cultura della legalità e non fare conferenze chiuse per addetti ai lavori. Benissimo, allora facciamo una cosa, ci fermiamo un attimino con Nicola Leoni, sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Nicola Leoni, sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Nicola Leoni nei nostri studi, quindi ci sono gli ascoltatori che le stanno scrivendo, sindaco, poi adesso tra poco diamo voce anche a loro. Le volevo chiedere, per quanto riguarda il centro sportivo, avete previsto una riqualificazione anche? Sì, come abbiamo annunciato anche in campagna elettorale, chiaramente abbiamo degli interventi importanti
che sono in fase di studio e di progettazione, poi verrà ovviamente quantificato tutto a livello economico e inizieremo a impostare un piano di finanziamento, ovviamente puntando anche qui a bandi e contributi a fondo perduto o mutui a tasso zero, come si dice, insomma, quindi solo un quota capitale. Ecco, l'idea è quella di ampliare e migliorare un centro sportivo comunque già riconosciuto come ottimo, ma ovviamente aggiungere qualche campo per la pratica dello sport. C'è un discorso di riqualificazione degli spogliatoi, un'area piscina che può essere estesa e ampliata, insomma anche qui ci sono un po' di idee, adesso vedremo come si concretizzano anche in termini di risorse necessarie, ovviamente sempre ricordando tutte le altre priorità che sono altrettanto importanti per il territorio. Benissimo, per quanto riguarda la viabilità e poi l'ambiente, anche che poi sono strettamente correlate. Sì, volte. Sulla viabilità abbiamo intenzione anche qui adesso di fare un punto della situazione con uno studio del traffico, perché noi abbiamo due provinciali che attraversano il territorio centro abitato e quindi dobbiamo partire dai dati, vedere i flussi di traffico e poi sederci un tavolo con la provincia e eventualmente anche con le nostre imprese, anzi molto probabilmente, per studiare delle soluzioni che permettano un impatto meno pesante rispetto a quello che è oggi, soprattutto del traffico pesante. Per chi abita lungo la provinciale, sì, effettivamente una qualsiasi provincia d'Italia non è insomma la condizione migliore. Poi sull'ambiente, ovviamente abbiamo anche dedicato la fiera di quest'anno al tema dell'ambiente, salviamo il pianeta, vediamo tutti quello che sta succedendo in termini generali di clima, quindi cambiamenti climatici che stanno diventando un problema davvero drammatico, e speriamo che se ne rendano conto tutti, a partire da chi a livello mondiale può davvero incidere su queste cose. E nel nostro piccolo, massima attenzione, vogliamo, come abbiamo detto, avere il più possibile dati aggiornati su quello che è la situazione e poi poter implementare e realizzare quelle politiche che sono alla portata e alla competenza di un ente locale per fare la nostra parte, come dico sempre, assieme ai cittadini, le associazioni, le imprese, insomma tutto il terzo settore, tutte quei soggetti che possono comunque, partendo dal basso, fare qualcosa. Dopo è chiaro che ci vuole la collaborazione anche dei territori limitrofi, ci vuole la collaborazione di tutti. Di tutti. Ma perché lei dice che per esempio potremmo assistere a inverni secchi in cui non piove per mesi e mesi, poi magari a un maggio in cui piove tutto il mese di maggio, insomma, poi scoppia il caldo. Ormai ci siamo. Cioè, esatto. I climatologi, tutti gli studi dicono che se non fermiamo questo surriscaldamento globale, esatto, avremo disastri importanti. Abbiamo appena descritto l'annata che stiamo vivendo, inverno secco per mesi e poi un maggio. Stiamo andando verso un limite, un po' che sarà più, non certo, sarà più reversibile se non certo metteremo mano a determinate politiche in termini soprattutto di limitazione delle emissioni. Allora, le posso leggere i messaggi dei suoi concittadini, sindaco? Certo. Allora, vediamo. Dunque, uno dice: Leoni, la fiera della Postumi, la regina delle fiere, dice un messaggio. Lei mi ha detto ci sono fiere più antiche, però questa è bella. Insomma, è un attestato di stima, ringrazio. C'è tanto impegno, soprattutto da parte dei volontari e tutte le associazioni, in particolare anche manifestazioni, tutti che si impegnano per dare al paese per due settimane una fiera di livello importante. Ecco, a proposito dei volontari, c'è un messaggio che dice: per favore ringrazi i signori che stanno alle braccia a respirare fumo al caldo per far felici quelli che mangiano, quindi... Il volontariato, ripeto, ha un valore inestimabile, assolutamente, anche in queste cose. Allora, poi, va bene, altro messaggio dice: va bene la fiera per la cultura, non deve essere dimenticata... va bene la fiera, però la cultura non deve essere dimenticata, perché non possiamo essere, insomma, non possiamo dimenticarci, non possiamo essere così. Ma noi all'interno della fiera abbiamo fatto diversi appuntamenti anche culturali, se vogliamo definirli da un punto di vista proprio, se vogliamo differenziarli da quello che è lo svago e la musica, anche se comunque per me ogni manifestazione ha in sé porta cultura e crescita per un territorio, a meno che non sia proprio sbagliata da un punto di vista etico-morale, e ovviamente queste non sono i nostri obiettivi e non vengono realizzate se hanno questi presupposti. Dopo chiaramente Gazzoldo offre durante tutto l'anno tanti appuntamenti, sia organizzati dal comune che organizzati da altre associazioni, ad esempio l'associazione Postumia che fa eventi culturali durante l'anno, ma anche altre associazioni
fanno eventi culturali, quindi è un territorio davvero vivo da questo punto di vista. Certo. Insomma, ci impegniamo e cerchiamo di dare ai nostri cittadini e ai territori limitrofi delle opportunità per insomma avere degli eventi anche di profilo culturale è importante. Allora, altro messaggio dice: siamo stati i primi ad avere una sala mostre stupenda, però ormai è decaduta. Assolutamente respingo questa affermazione, probabilmente non è un po' che non vengono a trovarci. Il MAM, Museo d'Arte Moderna, è vivo e vegeto, abbiamo 4-5 mostre all'anno importanti, un direttore Gianfranco Ferlisi che è subentrato al direttore precedente Renzo Margonari, che ha iniziato poi a gestire quando il comune ha ripreso in mano la gestione del museo, appunto la struttura. Facciamo biennale giovani, facciamo mostre di artisti mantovani, c'è un'attività di ricerca, approfondimento. È chiaro che il tutto deve essere coniugato con una sostenibilità che è quella dei fondi disponibili che si possono investire in questo senso, ma cerchiamo davvero di fare tanto, grazie anche qui a sponsor, a volontariato e a, ripeto, i nostri direttori, in ultimo il professor Ferlisi, che si impegnano davvero molto in questa direzione. Poi lanciamo anche un appello ai cittadini, perché è facile lamentarsi, poi però se non va nessuno alla mostra non ha neanche, cioè sì, non solo la mostra ma anche le aperture, andiamoci esatto. Quando quindi, ma è possibile, chiedono, che non facciamo una mostra veramente importante, magari sponsorizzata da Marcegaglia? Salutiamo la famiglia, tra l'altro. Anche qui noi abbiamo fatto mostre che riteniamo importanti in questi anni, poi possiamo confrontarci, noi le abbiamo pubblicate anche nei vari resoconti. La Biennale d'Arte Giovani è una mostra che comunque porta giovani di livello e fama internazionale che espongono anche in tutta Europa e anche qualcuno nel mondo, quindi io penso che ovviamente, come dicevo, grazie anche alle sponsorizzazioni, tra cui l'azienda, la famiglia Marcegaglia cerca sempre di dare una mano, quindi fondamentale, perché ripeto, le risorse non sono purtroppo tante per quanto riguarda gli enti locali su questi temi, ed è sbagliato, perché secondo me la cultura dovrebbe essere uno dei primi capitoli su cui poter investire. Cerchiamo poi di investire molto anche con la scuola, col piano diritto allo studio e con la biblioteca, noi abbiamo una delle biblioteche più apprezzate, insomma. Per cui i volontari, torniamo alla fiera qua, sono i nostri angeli, bravi anche a far da mangiare, per cui salutiamo ancora i volontari, ovviamente. Li salutiamo e li ringraziamo. Dunque, allora, perché non facciamo una strada intestata al nostro concittadino Steno Marcegaglia? Dobbiamo farlo, sindaco, dice Mario. Ma noi gli abbiamo intitolato la piazza del comune, piazza Steno Marcegaglia, penso che sia un riconoscimento importante, che perché è la piazza centrale e il fatto più importante del comune. Torniamo allora alla famiglia Marcegaglia, dice: salve sindaco, noi abbiamo una delle aziende più grandi del mondo, dovremmo avere autostrada e ferrovia, almeno chiede la collaborazione, aggiungo io perché non è scritto, per magari dei servizi, insomma. Beh, sono 30 anni che si parla di Tibre, sono anche lì svariati anni che si parla di ferrovia, c'era un progetto, anni fa c'era ancora il cavaliere Marcegaglia che aveva dato ampia disponibilità ad assumersi gran parte dei costi, poi la politica, qualche proprietario che si è messo di traverso, perché chiaramente quando tu devi passare con delle infrastrutture devi attraversare delle proprietà private, se qualcuno si mette di traverso poi i tempi si allungano, quindi... E la buona volontà c'è sempre stata e poi qualcosa ha sempre fatto saltare il banco. Adesso di Tibre si parla, non se ne parla, ci sta anche danneggiando, non solo per il discorso aziende, perché io dico sempre, bisogna investire sicuramente dove bisogna creare sviluppo e un'economia, ma bisogna anche investire dove l'economia è già affermata per evitare di perderla, esatto, o che se ne vada. Stavo pensando ai collegamenti con la Lombardia, se uno arriva da Brescia, quindi magari da Milano, passando per Brescia, eccetera, eccetera, e deve farsi la Goitese. Allora, cioè, noi abbiamo anche noi una tangenziale, la seconda tangenziale, che è collegata al Tibre, che è un progetto da anni. Goito ha il problema della tangenziale, quindi insomma viabilità e infrastrutture Mantovano ha bisogno e tanto. Adesso leggo che ci sono anche legato a Autobrenner una serie di fondi che stanno arrivando, vengono investiti nelle aree dell'asta dell'Autobrenner, però spero che arrivino anche per gli altri territori, insomma, in futuro da altre fonti. Allora, vediamo, questo è diverso. Salve sindaco, devo chiedere aiuto, ma mi vergogno di andare all'ufficio sociale, mi può ricevere lei? C'è un messaggio.
Ma io ovviamente la mia porta è aperta sempre per tutti i cittadini, però poi per gli aiuti l'ufficio giusto è quello dell'assistente sociale, ma anche per un discorso di correttezza, è lì l'ufficio dove si dove fanno poi le richieste. Poi sindaco, mi sto divertendo partecipando alle vostre manifestazioni, da Goito arrivo, sono comodissimo e aspetto il comico Raul Cremona, Raul Cremona. Sì, confermato. Allora, Gazzoldo è tutto pieno di lavoro, un po' l'acquedotto, un po' la rete, un po' gli asfalti, esatto. Facciamo insomma il volto nuovo, un vestito nuovo proprio a Gazzoldo, insomma. Chiedo ancora, portiamo pazienza, perché comunque quello che sarà il risultato sarà sicuramente insomma un territorio migliorato dal punto di vista delle infrastrutture. Come in autostrada, e dei servizi. Pazientate, stiamo lavorando per la vostra sicurezza. Sì, dopo il problema è sempre che questi lavori avvengono sempre magari poco coordinati, ma non dipende dal comune, dipende ovviamente dalla disponibilità di fondi e dagli enti che poi si dovrebbero magari parlare di più, questo è vero. Poi, bravo sindaco, bastoniamo i detrattori della cultura, non sono mai presenti. Sì, io quando trovo qualcuno che mi dice ma bisognerebbe fare qualcosa di più, la prima risposta è che dico ti aspettiamo. Certo. Rimboccarsi le maniche e vieni a darci una mano, perché non possiamo sempre chiedere alle stesse persone di continuare a organizzare eventi, perché hanno una famiglia, hanno del tempo, hanno il lavoro, quindi se qualcuno vuole qualcosa di più noi lo aspettiamo, ne parliamo e daremo la disponibilità per mettere a disposizione i luoghi e anche risorse se ci saranno delle belle idee da realizzare. Certamente, allora, altrimenti il paese dei balocchi dove si diventa somali insomma per tempo. Insomma. Va bene, allora siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo il sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti Nicola Leoni. Ah no, c'è un altro messaggio che è arrivato adesso, per favore il cimitero in ordine, ha parlato del parcheggio. Il parcheggio, dopo ci sarà il discorso della riqualificazione delle facciate, perché abbiamo visto che insomma purtroppo dopo anni sono ammalorate e ci vuole un intervento. Benissimo, grazie Nicola Leoni. Grazie a voi. Grazie.